Radio Più Roma presenta Statuario e le sue reliquie, a cura della parrocchia Sant'Ignazio di Antiochia. Nel quartiere Statuario c'è un'importante presenza di istituti religiosi. Oggi parliamo delle suore delle divine vocazioni, dette anche vocazioniste, e della reliquia di Don Giustino Russolillo, presente nella loro casa a Statuario. Il 19 marzo 1962, la madre generale, madre Giovanna Russolillo, sorella di sangue del fondatore Don Giustino, beneficato il 7 maggio 2011, aprì una nuova comunità in Roma, nella zona dello Statuario, per la collaborazione apostolica alla vicina parrocchia di Sant'Ignazio di Antiochia, per la scuola di infanzia e primaria e per lo studentato vocazionista. Nel giorno dedicato a San Giuseppe, la prima comunità si recò in parrocchia per partecipare alla Santa Messa e fu accolto dal benvenuto del parroco, Don Giovanni Scorza, che si congratulò della denominazione data alla loro casa, Istituto Casa San Giuseppe. Nel mese di agosto arrivarono le prime studenti vocazioniste e nel mese di ottobre iniziò la scuola materna. Le suore furono e sono tuttora inserite nella catechesi parrocchiale, in modo particolare nella preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana. Principale il compito delle suore è quello di formare non soltanto ottimi cittadini, ma soprattutto cristiani, secondo il cuore di Dio, e scoprire quelli nei quali il Signore pianta il germe di vocazione. L'ordine conta in Italia molte case, ma vi sono aderenti in Francia, Brasile, Svizzera, Filippine e Madagascar. Chi era il beato di Pianura di Napoli? Don Giustino Russolillo nacque a Pianura il 18 gennaio 1891, già con la vera vocazione sacerdotale. Infatti, fin da piccolo si distingueva tra i suoi coetanei perché fece la prima comunione a 5 anni e a 10 anni entrò nel seminario di Pozzuoli, superando brillantemente gli esami di ammissione al secondo anno del ginnasio. Una grossa povertà attraversò la sua esistenza, per cui Don Giustino visse la gioventù con il timore di non poter proseguire gli studi religiosi, ma grazie al favore di Dio, anche se ebbe un primo rifiuto dal barone Zampaglione, nobile napoletano, a pagare la sua retta per il seminario, la situazione cambiò in meglio. Infatti, dopo le parole di Giuseppina, madre attenta e buona, che disse al suo Giustino: «Non ti preoccupare, diventerai prete a costo di impegnare i miei occhi», accaddero una serie di eventi voluti dalla provvidenza. Sembrava che tutto andasse bene, poi improvvisamente morì anche la zia Enrichetta, una delle parenti che lo aiutava a pagare la retta, e poi seguì la caduta da un'impalcatura di Papa Luigi, che rimase senza lavoro. Questa volta il barone Zampaglione, spinto da pietà, si offrì di pagare a Don Giustino Russolillo metà retta. Un pensiero fisso passava spesso nella mente di Giustino: voleva creare gruppi di giovani destinati al sacerdozio, anche se poveri. Il giorno in cui fu ordinato sacerdote, cioè il 20 settembre 1913, fondò la Congregazione dei Vocazionisti. Anche questa missione sembrò dura da portare avanti, ma la volontà ferrea di Don Giustino non ebbe mai cedimenti. I vocazionisti e le vocazioniste nel mondo stanno celebrando il centenario della loro fondazione con un giubileo della durata di 2 anni. L'inizio del giubileo è stato celebrato il 18 ottobre 2019, giorno anniversario di fondazione dei vocazionisti, e terminerà il 2 ottobre 2021, giorno anniversario di fondazione delle vocazioniste.